da indigena, perché diciamo che la nostra insomma, partecipazione a questi eventi per noi è molto importante, proprio perché siamo una piccolissima realtà al centro del Mediterraneo, ma pochissimo conosciuta, purtroppo conosciuta solo ultimamente grazie a Eni, di cui mi hanno impedito anche di usare la scrittura col logo. Pensate quanto sono corte le filiere in Basilicata, perché noi in tutta la regione siamo 400.000, siamo pochissimi, siamo una regione che fino a 25-30 anni fa viveva di sola agricoltura, un'agricoltura di pregio con molti prodotti tipici. Siamo una regione in cui la superficie protetta è una delle più vaste d'Europa, infatti con il nostro parco nazionale, quello del Pollino e quello del Cilento, forma la superficie protetta più vasta d'Europa. Siamo la valle, la Val d'Agri, dove a proposito mi ricollego anche agli interventi precedenti, dove ci sono specie di pregio che non si trovano in nessun altro punto d'Italia. Abbiamo la cicogna nera, la nidificazione della cicogna nera e di due avvoltoi, solo in Basilicata, perché noi abbiamo ancora un tipo di allevamento transumante, per cui noi da un lato abbiamo una Basilicata autentica fatta da Matera, per darvi una immagine che forse avete più davanti agli occhi, ma soprattutto nella Val d'Agri di boschi. Abbiamo il 50% della superficie coperta di boschi. In tutto questo, perché voglio sottolineare questo aspetto di com'era la Val d'Agri prima dell'avvento di Eni, perché in qualche modo la Val d'Agri può essere considerata un laboratorio interessante dal punto di vista dei cambiamenti che un'attività del genere può avere come impatto sul territorio. A seguito di diverse pressioni dei comitati e dei singoli cittadini e di qualche movimento politico, è stata per esempio effettuata una valutazione di impatto sanitario che ha visto in questo territorio veramente un laboratorio anche per mettere in correlazione alcune patologie direttamente a un tipo di attività antropica, non essendocene altre. Cioè, se io noto un 30% in più di patologie respiratorie o cardiovascolari in pochissimo tempo, parliamo di una ventina d'anni, e se l'unico fattore perturbante è Eni al centro della valle, allora viene naturale e facile correlare le due, cioè la causa e l'effetto. Ma io oggi voglio veramente sottolineare l'aspetto anche più psicologico. Noi è vero che siamo pochi, però chi decideva di restare metteva sulla bilancia il reddito e un modo di vita, uno stile di vita che era molto più lento, ma anche più sano, anche più vicino alla natura. Io stessa, come lavoro, faccio la guida escursionistica a un centro di educazione ambientale, gestisco un bosco di 250 ettari. Quindi una chiara formazione in quel senso, un investimento su noi stessi, che appunto alla città, alle opportunità che dà ormai il mondo, diciamo, abbiamo scelto di rimanere lì per sfruttare, tra virgolette, quello che ci sembravano le vere risorse del territorio. Purtroppo dopo 20 anni, che cosa succede? Succede che, proprio questo è il dato più allarmante, o entri a lavorare nell'indotto o vai via, perché tutto il resto è stato praticamente azzerato anche a livello comunicativo. Eni manda in ogni famiglia della valle un opuscolo ogni mese, vi assicuro, anche con una cura del dettaglio, della grafica, della comunicazione incredibile. Fa progetti di educazione ambientale nelle scuole
Il monitoraggio è quasi tutto a carico di ENI. ENI regala delle centraline ad ARPA e le regala, le uniche che ci stanno e sono obsolete. Siamo veramente un laboratorio di tutto quello che non va sul territorio, perché avendo poca forza contrattuale. E mi riferisco anche al ragionamento che si è fatto all'inizio, che cosa può fare un amministratore, che cosa può fare un cittadino. In realtà può fare anche tanto, perché noi per esempio, oltre a informare quasi casa per casa, perché è vero che l'ecologia intesa come è stato finora, c'è cioè una materia per pochi, per chi magari teneva tempo da perdere, un po' così, un po' illuso, è vista come qualcosa, un vezzo quasi, per chi non ha più altro da fare. Invece si deve capire che qui non si parla di difesa della natura, ma si parla di difesa delle persone. E quindi quando una persona si professa ecologista, in realtà è molto vicina alle persone che vivono lì. Purtroppo ce ne stiamo accorgendo in Val d'Agri, molto spesso ci viene anche detto: ah, siete contenti che la VIS vi ha dato ragione? Noi non siamo per niente contenti, anzi, la depressione aumenta giorno per giorno. Però non ci fermiamo, oltre alle azioni di informazione veramente capillari, quasi diciamo non solo paese ma casa per casa quasi, facciamo soprattutto anche delle proposte, abbiamo cercato almeno di farle nel senso di cambiare qualche legge regionale, di sollecitare il monitoraggio continuo, di mettere qualche parametro che sia direttamente legato alle estrazioni. Ci sono per esempio, delle sostanze volatili che non vengono per nulla monitorate, invece che sono molto molto impattanti sul piano della salute. E purtroppo non troviamo anche solo una persona in consiglio regionale di riferimento, ma non perché non le conosciamo. Noi l'ultimo incidente, perché anche questa è una cosa assurda, mi chiama incidenti, l'altro giorno, 3 giorni fa, è avvenuto il centesimo incidente. Cioè, succede con una cadenza questi incidenti, che può essere una sfiammata. Noi abbiamo questa fiaccola in mezzo alla Val d'Agri che si vede da tutti i paesini, sono 18 ettari fisicamente occupati dal COVA, dal Centro Olio, ne stanno comprando altri, non espropriando. ENI compra direttamente casa e terreno e fa spostare le persone. La contrattazione viene ENI proprietario della casetta, cioè immaginatevi la sproporzione anche nella contrattazione solo economica. Quando mi viene offerto 20.000 euro per una casa che ormai vale zero, perché la puzza è continua, il rumore è continuo, io me li prendo e mi sposto. Quindi 18 ettari, dicevo che ora coltiveranno anche con lavanda. Alcune cose sembrano fatte veramente per prenderci in giro. Ora si coltiverà lavanda perché la vocazione della Val d'Agri, no, che poi olio di lavanda. No, si parla anche di contratti con case farmaceutiche per usarle a scopo estetico. Quindi veramente c'è, cioè, cose di fronte alle quali noi rimaniamo basiti. Per esempio sullo sversamento di 400 tonnellate, per cui ci sono varie inchieste, noi lo dicevamo da anni perché operai all'interno ci mandano le foto, non si vogliono esporre, altrimenti vengono licenziati il giorno dopo. Allora noi continue denunce fino a quando è stata veramente venuta fuori, grazie alla magistratura, questa cosa, veramente grazie a un tombino dal quale è affiorato a un certo punto del petrolio, altrimenti nessuno lo sapeva, cioè noi lo sapevamo, però veniva sistematicamente diciamo tacciata come una notizia falsa. Beh, di queste 400 tonnellate
nel 2017, ancora giorno e notte in Val d'Agri ci sono pompe che tirano e drenano il suolo. Dico io, ma queste 400 tonnellate quando finiscono? Cioè, sono 2 anni che tirano dal sottosuolo e dalle falde acquifere. Perché l'altra cosa importante è che noi abbiamo, oltre a questo giacimento che sembra infinito perché la produzione raddoppierà in quest'anno e nel prossimo, quindi oggi siamo al 34% della produzione del fabbisogno nazionale, si punta ad arrivare all'82% del fabbisogno nazionale, cioè tantissimo. Però noi forniamo anche acqua a 3 milioni con la diga del Pertusillo, a 3 milioni di persone. E l'acqua, per darvi un'idea, il pozzo più vicino si trova a 1 km e 100 metri dal più grande invaso di acqua potabile, e con la quale si irriga anche tutto il Metapontino, le colture di fregio, la fragola, eccetera, eccetera. Non ci scoraggiamo, andiamo avanti, le nostre denunce sono quasi giornaliere, ma veramente, pure i carabinieri là si sono scocciati di vederci, però ogni pretesto è buono, anche solo il rumore. Abbiamo costretto l'amministrazione di Viggiano, che è il comune che controlla Coa, di adottare un piano acustico, che può sembrare veramente marginale rispetto al danno ambientale più generale, ma che vi assicuro poi rende alcune case lì attorno quasi invivibili. C'è un rumore che in alcuni picchi diventa assordante, si sente da tutti i centri della valle, ma che è continuo. Quindi a casa di alcune persone c'è uno scuotere di vetri il giorno, la notte, il pomeriggio sempre, e che rende invivibile queste zone. Già, diciamo, spopolate. Sulla parte politica non ci voglio proprio andare perché ci vado direttamente ora che arriva Salvini e vediamo che succede. Magari sì. Grazie.